Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre. Grazie per essere collegato nuovamente con noi. Ben trovato, Presidente. Salve a tutti, grazie per l'invito. Allora, partiamo dalle buone notizie. Ce n'è più che mai bisogno con questo maltempo che mette anche tanta preoccupazione. Un nuovo calendario per la rottamazione quater per i carichi affidati a agenzie delle entrate, quindi c'è la possibilità di un'ulteriore proroga? Dobbiamo chiarire che in effetti la proroga è stata già data, quindi le domande andavano presentate entro il 30 aprile, invece la scadenza prossima e quindi definitiva sarà quella del 30 giugno, ovviamente 2023. Anche il pagamento della prima rata è stato spostato ad ottobre, la seconda rata per chi vorrà praticamente rateizzare la rottamazione ci sarà a novembre e poi c'è la possibilità di pagare ulteriormente quattro rate all'anno per 4 anni. Quindi complessivamente per chi vuole c'è la possibilità di pagare in 18 rate. Dobbiamo soltanto ricordare che in effetti la rottamazione riguarda le cartelle emesse, quindi già in atto dal 2000 al 30 giugno 2022. Si risparmiano sanzioni ed interessi, quindi in certi casi ovviamente il risparmio è veramente importante. Quindi insomma è una misura a cui accedere nel momento in cui ce ne fosse bisogno. Un'altra buona. Chi ha la necessità lo deve assolutamente fare. Tra le Certo. altre cose, volevo un attimino chiarire un aspetto tecnico, più che altro un consiglio, dato che la rottamazione può essere presentata in più domande, magari per chi ha il dubbio di poter pagare o non poter pagare, conviene fare tante domande in modo che quello che non si paga ovviamente non rientra poi più nella rottamazione, ma si potrà continuare a pagare quello di cui praticamente si sente la necessità o c'è praticamente la disponibilità. In quel caso perlomeno non decade tutta la domanda di rottamazione nel caso si dovesse comprendere tutto in un'unica domanda. Un'utile informazione dunque per i nostri telespettatori. Un'altra buona notizia è che dal prossimo 1° luglio scatteranno gli aumenti sulle pensioni. È vero? Dobbiamo dire che parliamo però delle pensioni minime, quindi chi praticamente prende ancora intorno alle 500 euro al mese, dobbiamo distinguere tra chi ha 75 anni e chi ne ha di meno. Chi ne ha di meno avrà un importo minimo di aumento circa 10 euro al mese. Si passerà dagli attuali minimi di 563,74 a 572,20. Per gli ultra 75enni invece praticamente l'aumento sarà di circa 36 euro e la pensione minima arriverà a 600 euro. Un'altra notizia buona al riguardo è che praticamente si riceveranno gli arretrati a partire da gennaio 2023. Insomma, è una Ovviamente piccola. tutto questo non copre la svalutazione in atto, naturalmente. Certo, ma comunque insomma è una piccola boccata d'ossigeno per le tante famiglie e tanti pensionati in difficoltà. Chiaramente c'è ancora un problema di grave crisi economica con i tassi che salgono e l'inflazione che cresce e quindi con la conseguente riduzione dei consumi. Oltretutto c'è la riduzione dei consumi, non soltanto, c'è il fatto che malgrado la gente tende a consumare di meno, comunque spende di più, per cui spende circa il 6,7% di più, parliamo dei beni primari, cioè quelli che ci occorrono per mangiare, tanto per intenderci, i consumi sono scesi del 4,7%. Il costo complessivo per mangiare praticamente ha
aumentato del 7,7, cioè mangiamo di meno e spendiamo di più, tanto per essere pratici. Da economista, come legge l'aumento della Tari nel comune di Napoli? È una tassa, diciamo, che grava su famiglie ed imprese in un momento certamente non felice. Noi dobbiamo ricordare che stiamo vivendo ovviamente un momento ancora difficile con un'inflazione molto, molto alta. Le famiglie spendono addirittura oltre 3.000 euro all'anno in più rispetto, diciamo, al periodo antecedente al Covid, alla guerra e quant'altro. È naturalmente un aumento che non ci voleva perché va a gravare ancora di più sulle spese familiari, anche quelle delle imprese che naturalmente non stanno vivendo un momento, come devo dire, molto florido. Io suggerirei al comune, però ormai la cosa è andata, di andare a pescare gli evasori, perché pescando gli evasori si incassa tanto di più e non c'è bisogno poi di aumentare e penalizzare praticamente le famiglie e le imprese che regolarmente pagano. Certo, insomma, perché vengono penalizzate anche le imprese che poi pagano regolarmente tutte le tasse e sono a posto con il fisco, perché insomma, a fronte di imprese sane ci sono anche imprese che magari un po' cavalcano, diciamo, la sorta dell'illegalità. No, addirittura bisognerebbe trovare un sistema perché ci sono tanti, più che imprese, io li chiamerei imbroglioncelli che praticamente intestano un'attività ad un nulla facente e dopo non pagano niente, dopo 2 o 3 anni ne trovano un'altra e vanno avanti così, naturalmente facendo ovviamente un grande danno erariale, ma non solo, facendo anche concorrenza sleale a chi praticamente vuole svolgere in serenità e vuole essere un contribuente onesto, vuole svolgere l'attività, diciamo, in modo tranquillo. Io direi e suggerirei alle istituzioni di tornare un po' come si faceva molti anni fa, devo dire. Chi vuole iniziare un'attività deve anche dare una cauzione, in modo che quello che non si paga si va a prendere dalla cauzione depositata dalle imprese, dagli artigiani, da chi vuole intraprendere un'attività. Allora, noi la salutiamo, la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro. Naturalmente ci ritroviamo lunedì prossimo, come sempre. Oggi è stata un'eccezione. Arrivederci, buonasera. Grazie a voi.